Gentili colleghi, onorevoli senatori, benvenuti. Apriamo la sessione di presentazione del disegno di legge che intende ridiscutere la liberalizzazione di prodotti per la correzione della presbiopia semplice al di fuori del canale ottico. Nello specifico, sebbene ci siano ampi spazi per una discussione più complessa sulle diverse tipologie di prodotti attualmente in commercio per la cura e la correzione di difetti visivi fuori da questo canale, il disegno in questione che oggi illustriamo propone la revisione o l'abolizione dell'attuale norma che dispone la liceità della vendita di occhiali premontati di tipo industriale, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari. E con le successive interpretazioni del Ministero della Salute, anche in tutte le attività commerciali non alimentari. Invitiamo dunque il senatore Bartolomeo Pepe e la senatrice Paola De Pin ad introdurre i lavori in merito alla questione. Sì, grazie. La senatrice si scusa, è impegnata in commissione, quindi ci impiegherà qualche minuto, spero che ci potrà raggiungere. Il disegno di legge, a dire la verità, ci è stato sottoposto e l'abbiamo preso in esame perché abbiamo capito la necessità di una problematica abbastanza sentita. Quanti di noi hanno avuto, da piccoli, hanno avuto dei problemi? Io mi ricordo che addirittura ci sono stati dei casi in cui si sbagliavano a misurare le diottrie e un paio di occhiali sbagliati può causare dei danni in maniera irreparabile. E ci meravigliamo come la tecnologia da un lato sia andata in una direzione sempre di un controllo sempre più preciso. Adesso ci sono le macchine che misurano con precisione quasi al decimo di un millimetro la lunghezza del bulbo oculare, da lì fare esattamente una diagnosi precisa. E in controtendenza vediamo come un mercato si sta aprendo a degli occhiali che in maniera preconfezionata, che invece di andare su misura omeopatica vanno in misura allopatica, come se ci sia quasi uno standard di malattia, cosa che è praticamente impossibile. Ogni essere è una figura a sé e ogni essere ha una serie di, può avere una serie di problemi che e parecchi possono essere concentrati con una serie di malattie proprio sugli occhi, no? Ci sono non so quante malattie, cioè miope, presbipe, il glaucoma, il daltonismo, cioè ci sono tutta una serie di malattie che adesso che sono, guarda caso, sullo stesso bulbo oculare. Quindi da un lato abbiamo la ricerca che sta andando sempre di più una direzione che dimostra che praticamente l'occhio è un organo delicato, e dall'altro invece poi il mercato dice no, ci impone delle regole che decidono che noi dobbiamo portare un occhiale standard, cosa che è inconcepibile. Quindi ci siamo subito immediatamente, io e Paola, fatti carico di questa problematica e abbiamo, con l'aiuto, devo dire la verità, ci siamo con l'aiuto sempre delle persone qui presenti, ci hanno proposto un disegno di legge e noi non abbiamo fatto altro che prenderne atto e quindi darle quella forma legislativa e presentarlo. Diciamo che siamo la dimostrazione di una democrazia partecipata. Una categoria ha un problema, noi ci facciamo carico di questo problema e lo presentiamo, cosa che dovrebbe essere nella normalità delle cose, che invece purtroppo ci accorgiamo che cade esattamente l'opposto, cioè l'elite di potere invece va nell'altra direzione, percepisce quelli che sono gli interessi delle lobby invece poi e fa esattamente quello che va nella direzione opposta al bene del popolo. Quindi niente, ci siamo fatti carico e continueremo per tutte quelle istanze che ci verranno proposte anche di altre categorie, siamo allora a completa disposizione. Grazie. Bene. Invitiamo il collega Stefano Di Bella ad illustrarci le ragioni per cui abbiamo mosso questa iniziativa.
Allora, intanto grazie a tutti voi di essere qui intervenuti, chi di voi ha fatto veramente un lungo viaggio, assolutamente grazie. Un ringraziamento decisamente importante va fatto all'onorevole Bartolomeo e chiaramente alla senatrice, al senatore Bartolomeo e alla senatrice De Pin. Che hanno assolutamente sposato quella che è la nostra causa e sono qui appunto a fare da portavoce a quello che è la nostra appunto causa, che è quella che chiaramente è stata già accennata appunto dal senatore. Ah, volevo dire che la senatrice Bignami ha parlato la sua firma al disegno di legge, ha sentito ed è entusiasta. Quindi... La ringraziamo per, chiaramente. E chiaramente grazie, perché questo è l'esempio appunto di quello che è il collegamento fra la politica e il cittadino. I senatori in questione stanno assolutamente prendendo delle carico appunto di questa nostra richiesta e portandola addirittura oggi pomeriggio direttamente in aula. Quindi c'è assolutamente interesse nel difendere il cittadino e le categorie come quella nostra. Un altro ringraziamento chiaramente va fatto anche al partito Movimento Base Italia, che è qui presente, che ha fatto in modo di farci incontrare, fare incontrare noi come categoria di ottici appunto i senatori e portare avanti immediatamente un'azione nell'interesse appunto del cittadino. Infatti loro sono abbastanza in movimento, sono sempre interessati di quello che sono appunto le esigenze del cittadino e sono sempre partecipi, questa ne è una dimostrazione. Allora, la prima domanda che molti colleghi ci hanno fatto è appunto il perché noi siamo qui e innanzitutto chi siamo. E io rispondo subito dicendo che noi siamo degli ottici indipendenti, non siamo un'associazione, non abbiamo creato nessuna associazione come qualcuno ha lasciato credere. Ci siamo uniti un po' tutti, questi colleghi qui e voi che siete qui presenti, e chi tra l'altro ci segue ha firmato appunto una sorta di petizione che poi non è altro che una conta per vedere quanti alla fine accompagnerebbero la nostra causa, siamo circa 600 colleghi, quindi è chiaro che tutti noi da liberi individui siamo interessati appunto a riprendere in mano il nostro settore e difenderlo. E io riprendo una frase di Alessandro, una frase molto bella che dice: solo se restiamo uniti possiamo cambiare il nostro futuro. Chiaramente questo è l'esempio, il fatto di essere qui è una dimostrazione sicuramente della nostra unità, della nostra volontà nel volere comunque raggiungere un obiettivo. Sicuramente stando a casa e facendo gli indignati, credetemi, si ottiene veramente ben poco. Sicuramente si ottiene qualcosa se attuiamo tutti quanti insieme una politica del fare. E chiaramente aiutati chiaramente dalla politica, appunto dai colleghi, dai senatori che sicuramente hanno a cuore il cambiamento. Io mi viene in mente subito una frase di Archimede dove dice: datemi una leva e vi solleverò il mondo. Ecco, noi vogliamo assolutamente essere quella leva. Vogliamo invitare un po' tutti a studiare insieme delle azioni concrete. Dopo questa giornata non finisce tutto qui, avremo modo di incontrarci, di sentirci per telefono, di fare delle riunioni e cercare insieme quali sono le problematiche, ognuno porta le problematiche della propria città, cercheremo insieme di unirci sempre di più e cercheremo poi di fare un brainstorming e cercheremo insieme di trovare delle soluzioni. Questo sicuramente lo possiamo fare se tutti noi ci mettiamo chiaramente prima di tutti la nostra faccia e vogliamo sul serio diventare comunque degli ottici d'élite, che si fa presto a parlare di professionisti, ma professionisti non è che ci si dice solo perché ce lo raccontiamo noi, lo dobbiamo dimostrare con i fatti. Per diventare professionisti dobbiamo comunque impegnarci a diventare tali. Allora, ricordiamoci una cosa, un'ultima sentenza della Corte Europea, tra l'altro in Sicilia, ha dato all'ottico, ha paragonato l'ottico alle farmacie, ma io credo che ancora siamo un po' lontani, Le farmacie sono tali perché sono uniti, perché riescono comunque a organizzarsi, a ragionare fra di loro. Il giorno che noi riusciremo a ragionare, a unirci, probabilmente riusciremo a creare qualcosa di concreto. Allora, questa è l'occasione. In questo momento siamo qui perché vogliamo unirci, ma perseguiamo questo obiettivo, no? In qualche modo. Il discorso dei premontati, poi diciamo che Marta e Francesco Smorra, il dottor Francesco Smorra, vi racconteranno uno un po' la relazione tecnica, l'altro un po' il disegno di legge nei suoi dettagli, così da comunque racchiudere un attimino questo incontro anche per la stampa e spiegare cosa stiamo facendo. È chiaro che, come diceva il senatore, è brutto vedere ormai gli anzianotti comprare, e nonne da 40 anni in su, comprare questi occhiali e ormai snobbare l'ottico. Quasi quasi siamo pure definiti quasi ladri, perché nel momento in cui noi vendiamo occhiali a un prezzo e tra occhiali compro a 10 euro, se mi permettete, è chiaro che il cliente ignaro di quello che sta comprando pensa che noi siamo dei ladri. Allora,
Si fa presto a dire che, ah, che cos'è il premontato, perché lo dobbiamo togliere. Noi lo dobbiamo togliere dal commercio, perché questo premontato fa male innanzitutto, che è la cosa più importante. Cioè stiamo rovinando il cittadino perché dietro c'è del business. Allora, vogliamo far ragionare la gente. Noi ottici sappiamo bene il male che fa un premontato, che il fatto che il premontato, se viene sottovalutato, vengono sottovalutati appunto determinati controlli che dovrebbe fare, diciamo il nostro consumatore fa l'autodiagnosi, che è assolutamente sbagliata, cioè è vergognoso, cioè non possiamo permettere questo. Noi conoscitori del prodotto siamo gli unici che possiamo capire se un prodotto è pessimo o è buono. Allora dobbiamo assolutamente lottare per dimostrare quali sono i prodotti che possono essere venduti e quali no. È chiaro che se il prodotto viene circoscritto dentro negozi di ottica e non più venduto nelle bancarelle o nei ferramenta, saremo noi bravi poi a toglierlo dal mercato, metterlo nel cassetto più nascosto che c'è, evitare di venderlo. Cioè, e lì va l'intelligenza poi dell'ottico, ma sempre se ci uniamo. Io tra l'altro adesso lascio un po' lo spazio anche agli altri colleghi, così vi racconteranno un pochettino quello che appunto è il premontato e qual è il disegno di legge. Vi chiudo con una frase dicendo che il battito delle ali di una farfalla crea un uragano in un'altra parte del mondo. Noi in realtà sembriamo pochi, ma in realtà non lo siamo. Ma questo battito di ali alla fine porterà dei vantaggi, potrà creare quell'uragano che può assolutamente modificare e cambiare le sorti finalmente della nostra categoria. Anziché diventare una categoria che sta scomparendo come determinati mestieri, io vi ricordo quello che faceva i cestini, anche il fotografo che è più recente, ormai non è più come una volta, tra l'altro è molto affine alla nostra categoria. Se vogliamo che l'ottico non scompare di scena, è il momento di cambiare e di far capire alla gente, al Ministero della Salute e tutti quelli che sono i consumatori, che noi abbiamo le conoscenze e le capacità per poter andare avanti e poter dimostrare che un prodotto fa bene o fa male. Da quel momento in poi ha ulteriori leggi, sempre con l'aiuto chiaramente del senatore e dei senatori che ci accompagneranno, possiamo creare anche delle leggi che potranno a sua volta difendere la categoria e portarla un'altra volta a quello che era una categoria d'élite. Intanto vi ringrazio e lascio la parola agli altri colleghi. Ringraziamo nuovamente il senatore Pepe e Stefano, il collega Stefano Di Bella per il loro intervento e invitiamo ora a parlare la collega Marta Arrurno, che ci fornirà alcune informazioni tecniche sui premontati di tipo industriale. Buongiorno. Devo fare una precisazione. Quando il signor Di Bella mi ha proposto di redigere questa relazione tecnica, ho accettato molto volentieri e non ho avuto dubbi su come redigerla, perché pensando di non dover fare un trattato di ottica oftalmica per i colleghi qui presenti che già conoscono tutta la materia molto bene, mi sono messa nei panni dell'utente finale, quindi è stata volutamente redatta in maniera semplice, chiara, schematica e fruibile per il consumatore finale. Poiché il premontato attualmente, ricordo che comunque pur sempre un dispositivo medico, ma è fruibile ovunque, tabaccherie, bancarelle, l'ignaro acquirente è sottoposto a sua insaputa a una forma di autodanneggiamento quando in realtà, allettato dal prezzo economico, crede di aver fatto l'affare, come aveva detto giustamente il collega. L'occhiale premontato in origine nacque per sopperire, diciamo, alla presbiopia, che non è un vizio di refrazione, ma è un processo fisiologico naturale di invecchiamento del cristallino. Infatti, se ci si ricorda, le forme attualmente in commercio sono ben diverse da quelle iniziali. Inizialmente era contemplato solamente un occhiale stretto di forma allungata da non poter portare a uso permanente o per la guida, cosa che purtroppo, data la libera facoltà di acquisto in ogni dove, si vedono addirittura anche adolescenti o bambini che non presbiti ma ipermetropi. La cosa che li accomuna è solamente il tipo di correzione, sempre di lente positiva si parla, indossare permanentemente un dispositivo che, come si evince dalla relazione tecnica, presenta dei forti limiti. Ora, pensare di abolire la vendita totale, perché chi legge la relazione tecnica, alla fine di buono mi sono sforzata, non ho trovato niente da dire su un premontato, però un occhiale di così tanti limiti messi nella mano di un ottico e solo di un ottico che con strumentazione opportune
può decidere se un occhiale approssimativo può essere compatibile per breve tempo con il difetto in questione, mi può anche stare bene. Pensare di lasciarlo in mano a un tabaccaio dove non c'è l'intervento della regolazione dell'angolo pantoscopico, della rilevazione delle distanze interpupillari, della metropia di partenza, lo trovo uno scempio. Risottolineo, la cosa più grave è vedere l'utilizzo improprio che ne viene fatto. Le forme attuali sono ampie, quindi si trova spesso e volentieri gente alla guida dove le forze dell'ordine non sono addestrate ovviamente a riconoscere un occhiale premontato da un occhiale fatto, customizzato, però dati certi alla mano parlano che 6 incidenti su 10 dal 2013 a questa parte sono causati da una cattiva correzione. Allora, in termini tecnici, i punti cruciali di un occhiale preconfezionato a livello industriale constano soprattutto nelle distanze focali, nelle distanze interpupillari fisse, che variano da 62 a 66 mm, ma 4 mm di scarto su poteri fino a più 3,50 comportano sicuramente gravi problemi dal punto di vista di aberrazioni, profondità di campo alterate, fino a scendere nelle sintomatologie dalle lievi alle più accentuate, bruciore, visione doppia, visione sfocata, fino addirittura a interessare problematiche dove una persona va anche a spendere dei soldi da professionisti per capire perché si ha problemi di masticazione, gastrointestinali, cervicali, schiena e postura, perché comunque l'organismo è tutto collegato. Le lenti che vengono montate, se pensiamo che ho visto premontati a 3,50 euro, anche meno, montatura lenti incluse, non riesco neanche a chiamarle lenti. Mettendole sotto un tensionimetro, che è uno strumento che è solo l'ottico, quindi per quello che io ribadisco la posizione che neanche le farmacie lo devono tenere, si riscontrano comunque aberrazioni allucinanti e mi domando come si possa metterle anche in commercio. Le montature spesso si è anche dimostrato che non sono conformi, marchio CE contraffatto, ne è pieno il mondo, non resistono a livello meccanico, quindi in caso di urto riescono anche a provocare un danno all'impatto, non hanno resistenza meccanica e neanche termica. Riassumendo, solo per queste motivazioni qua direi che non è che dall'ottico facciano meno male, però come aveva già anticipato il collega Di Bella, all'interno di un canale ottico si riesce a dissuadere, perché il compito dell'ottico, del professionista, è quello di far capire questa dispensa, questa relazione tecnica è volutamente fatta anche da fotocopiare e farla leggere. Io non so con che coraggio una persona seguita da un valido professionista abbia ancora voglia di rovinarsi la vita e gli occhi. Diciamo che si può in alternativa mettere a disposizione un occhiale che costi qualcosina in più, ma che faccia capire il valore della differenza, della personalizzazione. Questo è il limite più grosso che ho riscontrato. Perfetto. Può andar bene. Bene. Ringraziamo la collega Marta Arlunno per i chiarimenti e precisazioni forniteci nella sua relazione tecnica. E passiamo all'illustrazione del disegno di legge. Invitiamo quindi il collega Francesco Smorra per la relazione in merito. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo ad affrontare con un piccolo preambolo quello che sono la parte normativa, perché come hanno anticipato i nostri colleghi, sembra che questa legge sia stata una legge cattiva, fatta contro l'utente. E in effetti non voglio neanche scomodare quello che sono, dato che vengo da Napoli, un grande pensatore, Gaetano Filangieri, che già dal 700 diceva che chi ha l'onere di legiferare deve farlo per il bene comune. E anche in questo caso io sono convinto che la ratio di questa legge probabilmente era quello di avvantaggiare l'utente. Tant'è che non ci abbiamo pensato noi a fare una legislazione di questo genere, ma viene un'emanazione direttamente di una direttiva europea, tanto in questo periodo argomento è caldo, cioè
ci viene imposto dall'Europa di regolamentare il mondo dei dispositivi medici. Quindi si fa una legge, si fa un articolo 20 e si legge l'articolo 20 che dice, prevede che con un decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro dell'Industria e Commercio Artigianato si possono individuare le singole tipologie di dispositivi, i soggetti autorizzati alla vendita, nonché stabilire le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari. Stiamo parlando di un dispositivo medico, chirurgico. Quindi, quando poi questo, questo articolo 20 diventa poi decreto ministeriale, ecco che escono le eccezioni. La prima eccezione è quella del comma 4, che la legge 1998 dice che è peculiare specificamente l'ottico si deve occupare degli occhiali, quelli confezionati, si fa l'eccezione del premontato. In seguito altra legislazione si accumulerà una sull'altra e permetterà appunto quello che stiamo osservando adesso, che il premontato lo si trova in ogni dove. Anche ultimamente mi viene da sorridere il fatto che la collega Arlunno diceva che questo può creare, induce, anche come ha detto il collega Di Bella, induce all'automedicazione, induce a pensare alla banalizzazione della correzione. È una grande testata ultimamente, molto molto tra virgolette seria, mette in commercio a suo marchio un premontato, anzi una coppia di premontati, inducendo nel consumatore l'idea che se me l'ha detto questa testata allora questo occhiale va bene per tutti, ma noi sappiamo che così non è. Le leggi, dicevo, tutte le leggi, tutti i provvedimenti sono sottoposti al vaglio del tempo, cioè la loro bontà è subordinata al setaccio critico degli effetti che la loro promulgazione riesce ad ottenere sul pubblico, sull'utente finale, sul cittadino. Sono passati degli anni e su questi anni ora noi sbattiamo i pugni e diciamo che questo tipo di provvedimenti non funziona. Perché ci sono gli effetti di questo, di questi provvedimenti? Pensate che soltanto l'impiego distorto del premontato, quello che praticamente porta l'utente a mettersi l'occhialino di 3 euro e mettersi su un'auto, il danno che provoca al nostro sistema sanitario nazionale. Le stime di quest'anno, solo le stime, sono provvisorie, ci dicono che sono 3.300 i morti sulle strade e 248.200 feriti. Un programma europeo, quindi non sto citando un programma nazionale, ma un programma d'azione europeo per la sicurezza stradale, nato nel 2001 e rinnovato per i prossimi 10 anni, approva e suggerisce quello di aumentare e incoraggiare il progresso tecnico, per cui noi abbiamo tante limitazioni, dobbiamo fare il bollino all'auto, dobbiamo vedere il pneumatico se è consumato e poi non abbiamo nessuno che controlla che chi sta guidando ha un premontato sugli occhi, che di tecnico non ha nulla. Detto questo, dobbiamo anche subire che questo controllo non è né ex ante, perché la legge del 2004 sul Consiglio di Stato che dice guarda, forse andrebbe limitato questo premontato, porta alla conclusione che per indicare al consumatore che l'occhiale non vada messo alla guida è necessario un bollino. Ma chiedetemi, è possibile che chi vada alla ferramenta o chi vada al tabaccaio, tutti i mestieri rispettabilissimi, possano prendersi l'onere di spiegare l'utilizzo del premontato, di non metterlo alla guida? Questo non lo possiamo pretendere. E neanche un controllo ex post, perché quando l'auto, fermato da un agente della strada, viene con obbligo di guida con gli occhiali e il soggetto ha un premontato, non possiamo obbligare l'agente ad avere la competenza per poter distinguere se è un premontato o un occhiale fatto su misura. Ora, queste considerazioni, chiaro, si aggiungono a quelle fatte dai colleghi, però io voglio anche dire, perché bisogna dirlo, che a qualcuno ha fatto pensare che questa battaglia è una battaglia corporativa,
un ritorno indietro, ma stiamo nelle liberalizzazioni, tutto deve essere libero, stiamo nell'Europa che ci dice che dobbiamo fare di tutto e di più per liberalizzare. Noi siamo di fronte a questa distinzione. La liberalizzazione, quella spinta, pone sullo stesso piano il pannolino, la crema, con il difetto visivo, o meglio, con il bene prezioso della vista. Allora è questo che ci dobbiamo porre. Questa è la domanda fondamentale. Vogliamo accontentare l'industriale di turno, che per qualche profitto a livello di pochi euro, perché sono prodotti che costano pochissimo, per accontentarlo facciamo andare ancora le cose così, o pensiamo che la vita non è solo merce, ma c'è anche la cura e lo sviluppo del benessere personale e della cura personale. Proprio per questo questa iniziativa va proprio a colpire alla fonte. Se in quel diciamo in quell'articolo, l'articolo 20, dice che con un decreto ministeriale si può normare in merito ai dispositivi, mettere che questo non lo si può fare per i premontati è una battaglia di civiltà, non è una battaglia corporativa, perché sfido chiunque a dire che il fatturato dei premontati nei negozi di ottica farà cambiare il settore dell'ottica. Non lo fa cambiare, ma e purtroppo non scompariranno, ma sicuramente ci sarà, ed è certo questo, che chi potrà portare un premontato, con i limiti che abbiamo visto, verrà indicato da un professionista che dirà come utilizzarlo. E pensate che questo ha una tantissima incidenza positiva sul Servizio Sanitario Nazionale, in quanto, questo noi lo sappiamo, siamo tutti colleghi qui, molte volte lo facciamo, anzi sicuramente lo facciamo come servizio all'utenza. Quindi non è una battaglia soltanto per far ritornare il premontato dagli ottici, è una battaglia anche per cercare di migliorare quella che è la qualità della vista. Quindi ritornando al discorso iniziale, i provvedimenti si fanno per migliorare la vita al cittadino, ma non per, diciamo, con il tempo è possibile che questo possa cambiare. Io vi ringrazio e grazie al senatore. Bene, ringraziamo il collega Francesco Smorra per averci istruito in merito al disegno di legge e anche a tutte le sue ragioni. Ed invitiamo a raggiungerci la collega Paola Perron Cabus, oggi qui presente in veste di vicepresidente dell'AIO, Associazione Italiana Ottici, per esprimere il sostegno dell'associazione all'iniziativa. Buon pomeriggio a tutti, sono qui appunto, come diceva il collega Sandro Zannella, in veste di vicepresidente dell'AIO, Associazione Italiana Ottici, una delle varie associazioni che accorporano appunto la nostra categoria. E noi proprio nello statuto abbiamo come punto fondamentale la difesa della professione dell'ottico, per cui non potevamo certo mancare ad un appuntamento e ad una proposta di questo genere. Per cui ecco, oggi voglio confermare e testimoniare il sostegno completo dell'AIO a questa iniziativa e auspico che i senatori che ci sostengono e che hanno deciso di affiancarci vogliano portare avanti questa battaglia anche a nome ovviamente in nome della salute e della tutela del consumatore. Veramente mi hanno promesso una fornitura di occhiali gratis limitata vita naturale durante più viste ottiche, solo per questo abbiamo aderito al disegno di legge. Magari uno sconto particolare sicuramente potremmo farlo. E quindi ecco, l'eliminazione del premontato dagli esercizi che non siano gli esercizi di ottica, esercizi commerciali di ottica, penso che sia
il minimo che si possa fare proprio pensando ad un futuro civile e ad un futuro comunque ottimo per tutte le categorie, ecco. Per cui ci auguriamo proprio che questo sia un passo per la figura anche dell'ottico, intesa come primo fronte capillare per l'assistenza e la tutela della salute di tutti i cittadini. E con questo ringrazio tutti quanti a nome di AIO. Bene, ringraziamo il vicepresidente dell'AIO per il suo intervento e sostegno. E a questo punto, se ci sono domande, siamo... C'era un intervento da fare, siccome la senatrice Pin mi sta accettando che non si può liberare dalla commissione. C'era il suo collaboratore, il dottor Antonello Paparo, che voleva in qualche modo, senza rimanere anche improvvisando, perché diciamo, se puoi dire, anche perché hai partecipato anche tu a questo disegno di legge. Quindi, due parole. Diamo la parola al dottor Antonello Paparo. Sì, io intanto vi ringrazio e ringrazio Emanuela Naso e ovviamente il Movimento Base Italia per. Permettetemi di utilizzare questo termine in prestito, di mutuarlo dal linguaggio che devono necessariamente utilizzare gli ottici, per la sua lungimiranza, perché in effetti c'è un problema che è un problema di salute pubblica, che non soltanto è stato ripetutamente sottovalutato e possiamo immaginare tutti quali possono essere le conseguenze, ma al di là del problema della salute pubblica, che è un diritto costituzionalmente tutelato e quindi come tale va salvaguardato ad ogni costo, qui c'è un'intera categoria di professionisti che insomma ha studiato, ha investito, ha cercato di costruire insomma un percorso professionale che improvvisamente viene non soltanto dimenticata ma praticamente estromessa dal novero di quelle professioni da tutelare. Questo è un errore, e ancora una volta prendo a prestito un termine tecnico, che deve essere necessariamente ricondotto alla miopia politica di chi ci governa, perché non soltanto si bada e si basa esclusivamente su interessi diciamo di bottega, su interessi contingenti, perché noi non sappiamo quale sia la lobby che ha portato oggi, e parlo davvero fuori dai denti, che ha portato oggi a questo sfilacciamento diciamo del disegno politico organico di tutela nei confronti della vostra categoria, ma che addirittura ecco, legifera purtroppo, come accade davvero con una frequenza che io vi racconto oggi, ma che avrete ben compreso anche da soli in precedenza, appunto legifera in maniera così episodica, così occasionale, che si ha difficoltà per tutti noi che siamo all'interno della struttura, insomma, del palazzo, del governo, del potere, si ha davvero difficoltà a rintracciare un disegno organico. Cioè davvero noi molte volte ci domandiamo con quale criterio non soltanto il legislatore, ma poi ancora peggio a livello ministeriale, le strutture stesse del Ministero con tutti i decreti attuativi e quant'altro, riescano a fare talmente tanti di quei danni, perché legiferare senza conoscere una problematica, legiferare senza avere una strategia, legiferare senza avere una finalità pratica anche di soluzione diciamo dei problemi quotidiani, significa sempre fare danno. Io mi rendo conto oggi, perché conosco questa categoria, nel momento in cui la categoria si lamenta, nel momento in cui la categoria tira fuori le proprie esigenze, mi rendo assolutamente conto che la prospettiva del futuro, ma anche del presente ovviamente, del presente e del futuro a breve termine, sia disastrosa. Cioè tutti sconoscono, perché c'è un'ignoranza generalizzata, tutti sconoscono i danni che l'utilizzo del premontato può effettivamente causare nei bambini, negli adulti, negli anziani. Quindi la campagna di sensibilizzazione non c'è. Non c'è una campagna in tal senso da parte del Ministero della Salute, che sarebbe obbligatoria. Io mi domando
chi davvero all'interno dei palazzi del potere stabilisca quali debbano essere le questioni da sensibilizzare o meno. Voglio dire, c'è poco da fare, una cosa del genere merita almeno un minimo di campagna di sensibilizzazione. Prego, prego. Ecco, questo giustamente Manuela mette il dito nella piaga. E il problema è questo, che non c'è un referente, nel senso che se qualcuno davvero sta cercando di verificare la consistenza del muro, nel momento in cui si avvicina scopre che è di gomma. Quindi continuare a inviare messaggi ad un referente che non vuole sentire, non vuole vedere e non vuole parlare, non vuole dire nulla in merito, purtroppo è complicatissimo. Quindi io mi rendo perfettamente conto di quale sia, come dire, lo scoramento di un'intera categoria. Però forse, insomma, in qualche modo un primo passo, grazie all'iniziativa del Movimento Base Italia, grazie alla, come dire, all'endorsement fornito dai senatori Pepe, dalla senatrice De Pin, alla quale si è aggiunta anche la senatrice Bignami, io davvero, ma non lo dico per rincuorarvi, lo dico perché è davvero così che funzionano le cose, un primo passo importante e spero decisivo che porti almeno a quel minimo di sostrato informativo che è assolutamente necessario per combattere bene questa battaglia, oggi è stato davvero compiuto. Io vi faccio i miei profondi, onesti e migliori auguri. A questo punto, se ci sono domande in merito, siamo qui per rispondere. Prego. Allora. La nostra posizione nei confronti di Federottica chiede? Prego, risponde il collega Di Biano. Allora, è una domanda che ci aspettavamo stasera. Allora, noi abbiamo invitato Federottica, in particolar modo abbiamo scritto tra l'altro una lettera al presidente Afragoli, nel caso specifico. E inspiegabilmente non capiamo i motivi della loro assenza. Hanno cercato di mettermi fuori dal direttivo Federottica. Io ho detto più volte di farne parte, tra l'altro ho presentato ieri le mie dimissioni spontanee perché non mi sento rappresentato più da questa categoria, perché nel momento in cui noi siamo qui tutti uniti per difenderci, per creare qualcosa di utile alla categoria, e loro non sono presenti, saranno problemi loro. Noi non conosciamo i motivi chiaramente della loro assenza. Di certo qualcuno ci ha chiesto se noi vogliamo creare un'associazione. Noi, come vi dicevo prima, non ne abbiamo mai parlato, però se a chiedercelo sarete voi o tutti i colleghi, noi siamo ben pronti a unire le nostre e le vostre forze per creare qualcosa d'insieme. Quindi ben venga. Infine, abbiamo letto l'editoriale un po' del presidente di Federottica, abbiamo visto delle discordanze negli ultimi editoriali. Uno dove diceva che se il premontato tornasse all'interno dei negozi degli ottici, all'interno dei negozi di ottica, si ritornerebbe agli anni Ottanta, quindi addirittura l'ottico vedrebbe declassate le sue categorie, le sue mansioni. Nell'altro editoriale invece leggiamo, sempre fatto a distanza di qualche giorno, che la Federottica da anni lotta e farebbe di tutto per riportare il premontato dentro i negozi di ottica. A questo punto poi, grazie a voi, chiaramente alla stampa, chiediamo poi delle spiegazioni appunto al presidente Afragoli, che ce li dia, perché li stiamo aspettando anche noi. Prego. Allora, la domanda... Cosa possiamo fare noi per voi?
Ok, le domande sono due in realtà. Allora, la prima domanda ti rispondo che la nostra prima analisi fatta appunto da questi che siamo qui, ma anche di altri due colleghi che sono praticamente seduti in mezzo a voi, è stata quella di chiederci come faremo appunto a farci conoscere. Noi abbiamo iniziato qualche settimana fa, in realtà siamo da 3 settimane circa che ci stiamo unendo, cercando appunto, e tra l'altro grazie al Movimento Base siamo arrivati qui. Allora, cosa facciamo? Di certo stavamo cercando di creare una capillarità sul territorio, stavamo organizzando dei responsabili di regione in realtà, in modo da avere, il nostro ragionamento è pochi ma buoni, ecco, per intenderci, quindi avere una disposizione sul territorio, infatti c'è chi viene da Napoli, chi da Torino, chi da Catania, da Roma, un po' dappertutto. Questo ci serve ad avere dei punti di riferimento in modo da fare dei portavoce presso i vari negozi di ottica. Più siamo e più pubblicizzeremo la questione, chiaramente con le stampe locali, ognuno per la sua città di pertinenza. Quindi è chiaro che organizzeremo nei prossimi giorni qualcosa che porterà la nostra informazione chiaramente al consumatore finale. Sicuramente gli organi di stampa, e poi abbiamo anche delle riviste del settore che speriamo ci aiuteranno, ci auguriamo questo. Tra l'altro sono disponibili già da subito, ci ricevono che scriveranno già un articolo a nostro favore, perché anche loro hanno riconosciuto chiaramente il danno che è la salute sul consumatore. Prego, prego, certo. Un migliaio. Beh, adesso non abbiamo il bilancio in mano, però è chiaro che se facciamo 4 conti, perché non è pubblico, quindi al momento non lo conosciamo. Siamo le mani. La dottoressa vuole fare una domanda. Però non si sente, se puoi venire se vieni sul regio, così ti registriamo anche. Ti registriamo. Sta arrivando il microfono, sta arrivando il microfono perché abbiamo difficoltà a sentire. Grazie. Allora io proporrei, però non funziona mai, funziona mai. Allora io proporrei di fare una cosa, facciamo dei convegni a livello regionale, regioni per regioni, e chiediamo il patrocinio della regione, nonché dell'assessore della sanità. Logicamente se diranno di no, ok, allora lì veramente avranno la popolazione contro. Dobbiamo cercare di mettere le istituzioni con le spalle al muro. Tu le metti con, come abbiamo fatto, no, con Lorenzin, con altre persone, sapendo che non sarebbero mai venuti, però tu sai perfettamente chi viene. Viene un senatore Bartolomeo Pepe, viene una senatrice Paolo Delpin, perché loro sono vicini alla gente, sono persone uguali, identici a te, che sei seduto, e che prendono a cuore queste cose. Sì, anche noi sanguiniamo quando ci vediamo le vene. Esatto, esatto. Cioè, dunque, l'indignazione è totale. Però chiedendo il patrocinio si riesce a fare. Dopodiché portiamo questa cosa alla Corte Europea per i diritti umani, i diritti alla salute, e di conseguenza una risposta la devono dare. Noi lo possiamo fare come partito politico, lo facciamo, non abbiamo fondi di nessun genere, ragazzi, non siamo finanziati e sponsorizzati da nessuno. E siamo esattamente persone con le proprie capacità, le proprie esperienze che si mettono non in gioco, ma si mettono a tutelare quelle che sono le categorie, come gli edili, come gli ambulanti, come tanti altri. Vogliamo abolire tutte le casse, tanto per sia chiaro, e lo faremo nei prossimi mesi.
Lo faremo perché è una porcheria che non esiste nemmeno sotto profilo legislativo. Non esiste sotto profilo legislativo un ente, no, chiamiamolo tale, no, come dicono, l'ente, sì, ma a parte le Nasarco e tanti, si chiamano enti. Poi quando tu gli chiedi, i bilanci diventano privati. Di conseguenza noi stiamo facendo delle guerre enormi, perché si buttano via una marea di soldi che vanno nelle tasche non si sa di chi, che alla tutela non si sa di chi. Dunque la tutela finale, il cittadino come me, anziana naturalmente, ho bisogno degli occhiali, io non sono tutelata. Allora, io che sono una persona che meno male un minimo di cultura ce l'ho, posso anche capirlo, una signora che magari non ha una determinata cultura dice, oh guarda, li trovo dal tabaccaio, compro le sigarette per il marito, mi prendo pure un paio di occhiali rovinandosi la vista. La vista è un bene non prezioso, di più, io da quando ho cominciato a mettere gli occhiali, per me è stato un trauma, perché per me la vista è qualcosa che deve essere assolutamente salvaguardata da tutto e da tutti. Dunque lo specialista in questo senso non può essere bypassato da un tabaccaio che adoro perché io fumo e sono tutelata al WWF perché sono una razza in via di estinzione, però il tabaccaio non può certamente, no, darmi un paio di occhiali da vista. Come non lo può fare il commesso dell'autogrill, come non lo... è inaudito, come addirittura nelle edicole fuori al sole li trovi. Sia una delle cose che sono vergognose. Allora facciamo questa provocazione, si creano dei convegni come è stato fatto oggi qui e si fanno un po' in tutte le regioni, meno male la stampa viene, perché meno male la stampa viene e dà l'opportunità al contribuente finale, che è il cittadino, di capire, di conoscere del perché succede questo, perché aveva ragione lui, alla fine tu passi per ladro. E allora questo credo che sia inammissibile. Io do questo tipo di supporto, nel senso che possiamo chiedere il patrocinio, se ci viene negato il patrocinio si fa la guerra anche in regione, ok? E da lì si comincia, perché ormai come vediamo tutte le cose funzionano in questa maniera. Grazie. Dalle provocazioni ti devo rispondere, scusate se mi sono intromessa. Grazie dottoressa Naso, grazie. Passiamo un attimo la parola al collega. Io prendo atto automaticamente, immediatamente, di quello che dice la dottoressa Puntonaso, perché è chiaro, questo è solo l'inizio. Cioè non pensiamo che noi ci siamo riuniti oggi, ci siamo fatti una bella passeggiata, ci siamo raccontati cos'è il premontato, perché se tutto finisce qui non abbiamo fatto nulla. È chiaro che questo è l'inizio di diverse azioni che seguiranno. Abbiamo oggi la possibilità di avere chi ci accompagna mano nella mano. Addirittura, ripeto, la dottoressa ha dato l'input per avere la possibilità di poter fare regione per regione degli incontri con tutti i vari ottici delle varie regioni e addirittura chiedere di essere ascoltati, perché qualora non fosse così, allora facciamo battaglia, perché noi dobbiamo prenderci i nostri diritti, dobbiamo riprenderci la nostra categoria, il nostro mestiere, e siamo qui per difendere chiaramente quella gente che si fida di noi ed è abbandonata a se stessa. Quindi io ritengo che oggi noi siamo un po' orfani, abbiamo sentito un po' il discorso delle associazioni e quant'altro, dei sindacati che stanno mancando, me non la togliendo ad Aglio che assolutamente, ripeto, continuo a ringraziare per essere venuta qui a dimostrare comunque talento, assolutamente, di essere un'associazione concreta. Arriva il momento in cui noi dobbiamo incominciare, ripeto, a essere coerenti, a unirci e raggiungere degli obiettivi, e da qui si parte. Quindi adesso a voi larga sentenza, cioè facciamoci una bella nottata, una bella ragionata, domani ci risentiamo un po' tutti e cerchiamo di mettere le basi su qualcosa di forte e di concreto e continuiamo e perseguiamo la nostra battaglia. E da lì rispondo alla sua domanda, alla seconda domanda, quella dei bambini. Vero, i bambini sono una classe indifesa, come anche i pensionati. È chiaro che una volta creato un gruppo unito, è chiaro che i primi passi saranno, abbiamo già organizzato delle beneficenze, per esempio ci sono dei colleghi qui in sala che hanno dato la loro disponibilità già a dare delle lenti e delle montature, quindi è chiaro che noi come categoria siamo sensibili alle necessità del cittadino, quindi siamo ben lieti assolutamente di unirci anche a fare del bene e aiutare chiaramente le classi ambienti. Forse la collega voleva fare una domanda e poi fare rispondere. Rispondo sempre io, volete?
Allora, innanzitutto vi dico che molti oculisti stanno partecipando con noi qui, nel senso che hanno firmato e hanno voluto anche loro, perché anche loro sono danneggiati da un'autodiagnosi. È chiaro che se la gente si prova l'occhiale, ci vedo bene, non va più dall'oculista, anche loro ci stanno perdendo lì. Io credo che la mamma dei cretini è sempre incinta. allora se c'è un oculista, permettetemi, che consiglia il premontato, c'è anche l'ottico che lo consiglia, voglio dire, non possiamo assolutamente entrare nella mente di questi e cercare di capire che cosa c'hanno dentro. Via via cambieranno idea. Cercheremo chiaramente, certo, di informarli. Vabbè, partiamo dal presupposto che se non troveranno più i premontati nei tabaccai e ferramenta sarà poi più difficile consigliarli. Partiamo già da lì. Poi io credo nelle collaborazioni più che nelle guerre. Allora, se con queste categorie, ottici, optometristi, oculisti, ortottisti, io le finisco le 4 O, probabilmente riusciamo a dialogare, ognuno con la sua associazione, ognuno con la sua categoria, forse riusciamo a organizzare bene il settore e forse troviamo del business interessante per tutti. Certo, tutta una serie di... Esatto. Tutta una serie quindi di... la salute dei nostri occhi fa risparmiare anche lo Stato. Assolutamente d'accordo, siamo sicuramente assolutamente d'accordo. Io sto cercando di... vorrei sapere dopo, quando vedremo la registrazione, come faremo a sentirvi, perché se non utilizzate il cono che sta alle vostre spalle... Non riusciamo è la risposta anche al discorso della mancanza di Federottica oggi, di non aver fatto mai informazione a livello nazionale televisiva, ma soprattutto non aver insegnato ai giovani nelle scuole che cos'è la vista. Puoi passare il microfono a... sì, però l'audio... Vorrei solo rispondere un attimo al signore che è stato gentilissimo. Allora, io da poco faccio parte dei Lions e posso dire che i Lions questo invece lo fanno. Voglio dire, noi andremo nelle scuole, inizieremo ad ottobre e questa è un'iniziativa secondo me assolutamente positiva. Dopo questa conferenza parlerò anche di quello che avete fatto, che abbiamo fatto, perché è importante. Quindi voglio dire, bisogna mettere a conoscenza che gli occhi sono importanti, l'80% dei nostri 5 sensi. Voglio dire, senza questi noi non facciamo niente. Ma assolutamente siamo niente. Consapevoli e d'accordo con te, Maria. Grazie per averci ulteriormente sostenuto questo discorso. Se non ci sono ulteriori domande, io possiamo anche chiudere qui e ringraziamo tutti di aver partecipato a questa conferenza stampa. Ovviamente per chi ce lo richiede ci sarà una registrazione, è stata fatta una registrazione video audio, molto video poco audio, perché il microfono probabilmente si sarà sentito poco, però mi dica. Mi è stato ancora detto una cosa molto importante. Microfono niente. Non lo vuoi fare il microfono. No, di nuovo un microfono, grazie. Almeno questo. Almeno l'ultima battuta, mi dica. Mi è stato suggerito una cosa che è molto importante. Vogliamo sottolineare che noi abbiamo studiato anni per questa professione e allora vogliamo metterla a frutto? E chi più meglio di noi può farlo se non noi? Perché non è un macellaio, non è un tabaccaio, non è un vucumpra che bisognerebbe togliere, non è
non è neanche più Federottica. Vuol dire, noi abbiamo studiato ed è giusto che noi mettiamo a frutto quello che abbiamo studiato. Noi ci occupiamo delle ametropie e le ametropie sono nostre, punto. Bene, vabbè, grazie. No, credo. Sì, sì, no, infatti se può farle, no, no. Bene, se come dicevo non ci sono ulteriori domande, io passerei adesso a qualche ringraziamento. Ringraziamo innanzitutto ancora l'onorevole senatore Bartolomeo Pepe, senatrice De Pin. E naturalmente i senatori tutti, li raccolgo in un unico. La senatrice De Pin e la senatrice Bignami che hanno firmato, confermato praticamente il disegno di legge. Non abbiamo avuto il piacere di avere, però comunque sia chiaramente sottolineiamo il suo sostegno e ringraziamo. E che quindi appunto, come dicevo, sostengono la nostra iniziativa i colleghi ottici optometristi Stefano Di Bella, Marta Arlunno, Francesco Smorra, che hanno illustrato gli aspetti tecnici e giuridici, ed i colleghi anche Alessandro Camposarcone e Maria D'Agostino, che hanno collaborato attivamente con questi ultimi, Laio e il suo vicepresidente nella persona di Paola Perroncabus, e tutti i presenti, ovviamente, incluso naturalmente il dottor Papa, sì, chiedo scusa ma non l'avevo nel, non era una mancanza. Sono io a ringraziarvi, vi ringrazio anche per conto della senatrice De Pin che è rimasta in commissione. Oggi ci sono delle votazioni delicate nella commissione alla quale lei appartiene e verrà, perché mi ha detto comunque che appena terminano le votazioni sarà qui almeno per salutarvi. Io intanto vi ringrazio a suo nome. Grazie. Quindi terminando la lista doverosa dei ringraziamenti, volevamo anche ringraziare il collega che ha partecipato e ha contribuito, diciamo, ad aiutare un pochino noi in questa iniziativa, il collega Andrea Pierattini di Ottica Turi e il collega Marco Tricarico del circuito Affittasi Occhiali, che hanno creduto. Sì, che hanno creduto in noi ed hanno partecipato dimostrando con la loro presenza la sensibilità e il riconoscimento della centralità della figura dell'ottico optometrista come primo fronte territorialmente capillare atto alla cura della salute visiva pubblica e per la tutela della stessa. In ultimo, ma non per importanza, vogliamo ringraziare il direttore del giornale di settore B2Eyes, Angelo Magri, che non ha potuto essere presente, ma è qui con per lui l'inviata Francesca Tirozzi. E in ultimo il senatore voleva. No, volevo dire, dobbiamo chiudere perché altrimenti penso che fra due minuti ci cacceranno fuori perché c'è. No, stanno facendo segni dalla regia. Ci siamo presi troppo tempo. Ok, grazie a tutti, grazie. Emanuela Naso. Tutte le ragioni che ha il tema di estesi, per cui. Perché se me lo sono preso? Ho preso un po' di.